Eccoci qua, caro Claudio. Ancora buon sabato, ti vedo in buona salute. Ormai hai superato i tuoi accenni di raffreddore, influenza, eccetera. Assolutamente sì, assolutamente. Vinceremo, noi veterani sempre in pista, sempre pronti. Io per essere scaramantico, non so se noti, ho messo la mia cravatta dove non so se si vede bene, ma non si vedrà, è tempestata di elefantini con la proboscide alzata che si dice portino fortuna. Assolutamente, è basilare, mi fa piacere che anche tu riconosci queste cose scaramantico-cabalistiche, perché è importante che l'elefantino, sia statuine che disegni così, abbia la proboscide alzata. Questo è basilare, quindi Sì, i miei complimenti. perché abbiamo bisogno di avere un po' di ottimismo, di avere questa botta di ottimismo, nonostante intorno a noi ci siano tante cose un po' problematiche. Ad esempio, in queste settimane, ovviamente, ora la prossima settimana ci saranno le grandi elezioni epocali negli Stati Uniti, Trump o Kamala Harris? Questo è un interrogativo che diventa ogni giorno più drammatico, perché mi sembra che i due non siano quasi pari merito. Poi cominciano, sai, le storie un po' complottistiche, sembra che scompaiano o vengono bruciate alcune schede che sono state, che sono i voti in anticipo. Allora la Corte Suprema degli Stati Uniti pare che abbia stabilito che una volta verificate certe cose ci sarà la possibilità per chi ha già votato per posta e magari non se ne ritrova traccia del suo voto, possa votare una seconda volta, il che creerà credo, altre polemiche, altri inguacchi di qualche tipo. Insomma, tu come la vedi la cosa di queste elezioni americane? Io la vedo, forse sono ormai un preoccupato di natura, un preoccupato cronico, la mia specializzazione è questa, la preoccupazione. È una situazione preoccupante perché sono le conseguenze. Diciamo, l'America e gli Stati Uniti ci appaiono un paese più complicato di quello che forse noi pensiamo, con una serie di ramificazioni socio-politiche inimmaginabili per noi. Quindi ci sono dei problemi là grossi, sociali, economici, eccetera, eccetera. Ma per quel che ci riguarda, il risultato di queste elezioni sono le conseguenze che queste elezioni avranno poi sull'Europa. Un'Europa che non è certo unita, è piuttosto divisa, un'Europa che farà i conti con dei giganti, anche magari comunque di per sé un po' prepotenti per loro natura, perché poi alla fin fine è l'economia che comanda. Quindi dovremo fare i conti con una realtà forse meno cordiale di quello a cui noi siamo abituati. Ecco, perché noi siamo abituati, arrivano i Marines e qui però non so chi Eh arriveranno, sì, non so. eh sì, eh sì. Bisogna avere la consapevolezza che queste elezioni americane riguardano anche noi, perché che vinca l'uno o che vinca l'altro, le impostazioni, diciamo, degli Stati Uniti nei confronti dei grandi problemi che in questo momento ci angosciano, che sono la guerra in Europa, ovvero la guerra scatenata da Putin contro l'Ucraina, oppure la guerra nel Medio Oriente, che è stata scatenata da Hamas dopo quel famoso 7 ottobre. Insomma, sono delle cose che potrebbero avere delle pesanti influenze. Poi, addirittura per quanto riguarda
Per quanto riguarda il Medio Oriente, dobbiamo cominciare ad essere preoccupati perché contiamo i giorni, perché c'è l'Iran che ha minacciato una reazione brutale. Brutale, ha usato questi termini nei confronti di Israele come risposta al bombardamento che ha fatto Israele, che aveva a sua volta risposto all'attacco che aveva fatto Iran contro Israele. In ogni modo, stiamo a vedere e purtroppo stiamo a contare i giorni perché questo brutale attacco dell'Iran su Israele è stato previsto prima delle elezioni, per cui prima del 5 di novembre. Insomma, Quindi settimana non calda, caldissima, perché fra una cosa e l'altra ne vedremo delle belle, come diceva mia nonna. Ecco, certi citano i grandi politici, economisti, io cito mia nonna che diceva ne vedremo delle belle, e io direi delle brutte anche in questo caso. Anche se, opinione non solo mia, ma di qualcuno, che l'Iran forse minaccia uno scontro frontale, ma che non vuole fare perché sa che è troppo pericoloso per l'Iran stesso. La cosa forse sicuramente peggiore o non migliore certamente è se sceglie invece la strada dell'aumento del terrorismo internazionale, e questa è un'altra cosa forse ancora più ingestibile, se torniamo a quel discorso lì. Quindi ne vedremo delle brutte, direi, ne vedremo delle brutte. sì, ne vedremo delle brutte, ad esempio, come ne avevamo già accennato la settimana scorsa, con l'arrivo dei nordcoreani a dare manforte ai russi, e sembra che stiano per essere schierati nella parte della Russia, diciamo, occupata nei mesi scorsi dagli ucraini. Per cui questo aumenta tensione su tensione e anche fa fare delle valutazioni. Insomma, sì, d'accordo, la Russia ha firmato con il Nord Corea un patto di mutua assistenza in caso di aggressione. E allora, in questo caso, si attacca al fatto che gli ucraini, penso un po', hanno aggredito la Russia occupandone un pezzettino, dopo che la Russia solo 2 anni che ha aggredito l'Ucraina. Però a un certo punto la Russia in questo momento vanta di essere l'aggredita e allora può schierare sul campo, pensa che giri, no? Che giri di ragionamenti È contorti, no? ingestibile, è tutto ingestibile, anche perché ormai le organizzazioni internazionali non hanno più voce in capitolo, diciamo la verità. Quindi valgono solo le verità relative, le verità, ognuno c'ha la propria verità, e infatti ci sono, noi parliamo di due guerre perché le abbiamo quasi in casa, ma ci sono 54 focolai nel mondo di tipo bellico, con i suoi record di vittime, quindi non riusciamo neanche a tener conto di tutto quello che sta succedendo. Quindi troppe verità. E ripeto, purtroppo la grande delusione l'abbiamo visto anche con i caschi blu, con le Nazioni Unite, con tutte le organizzazioni internazionali che sono sorte per dare una garanzia di pace, che non contano niente, Sì, ma nessuno. la dimostrazione palese si è avuta nell'ultima riunione dei BRICS, il gruppo di paesi, eccetera, così con l'arrivo del segretario generale delle Nazioni Unite in visita ad una riunione che era presieduta da un personaggio come il presidente Putin, che era stato definito e anzi è ricercato per l'arresto come crimine, come autore di un crimine internazionale, eccetera, eccetera. Insomma, qui
si stanno un po' cancellando un po' le regole del gioco. Il diritto internazionale, dov'è? L'abbiamo messo nel cassetto. Si ritorna indietro alla legge del più forte o del più furbo, ma non lo so, in una realtà senza regole, con sempre meno regole. Ho l'impressione che ci sia proprio da preoccuparsi seriamente, no? Seriamente, proprio per tutto questo uguale rischio, aumentato il rischio in modo enorme perché tutte queste cose, la Corte dell'Aia, le Nazioni Unite, tutti questi organismi internazionali sono lì, sono di bellezza, sono incorniciate, fanno parte della storia più che dell'attualità perché nessuno le considera, eccetera, eccetera. Quindi siamo messi male. Sì, l'influenza sulle elezioni in Georgia, ad esempio, che vorrebbe entrare in Europa e sembra che invece abbia vinto o stia vincendo il candidato favorevole alla Russia, quello che sta accadendo in Moldavia, anche lì ci sono delle situazioni un pochino a cosa. Ora guardi, stiamo a vedere se ci sono delle influenze di paesi stranieri nelle elezioni anche negli Stati Uniti. Ma ritornando all'Italia, qui in Italia mi sembra che ci sia una confusione in corso notevolissima. A proposito degli immigrati, a proposito di questa, non lo so, noi non è che ci schieriamo da una parte o dall'altra, noi siamo dei giornalisti e vogliamo fare degli osservatori e fare soprattutto quello che dovrebbe essere il mestiere dei giornalisti, e molti nostri colleghi forse lo stanno dimenticando, di non fare un giornalismo di parte, da una parte o dall'altra. Noi vorremmo fare i cronisti. Però, diciamo, da cronisti non hai l'impressione che da qualunque parte venga, prevalga l'infantilismo di no, quello che dici è sbagliato a priori, quello che dici te è sbagliato a priori. Dove sono i confronti, i dialoghi? La politica dovrebbe essere dialogo, approfondimento, uno porta avanti un discorso, tu non sei d'accordo, ne discuti. No, no. Ci sono addirittura i sindacati che proclamano gli scioperi nazionali prima di aver incontrato il governo, di cui contestano le scelte. Non lo so, non capisco. Dialogo, dialogo occorrerebbe, dialogo. Dialogo, dialogo e poi anche io mi sono sentito dire recentemente, tra l'altro da un professionista medico di provincia, quindi gente in prima linea, professionisti seri che hanno i loro problemi organizzativi, lo sappiamo, la sanità che è un po' molto traballante, un po', che diceva appunto, ma dove sono finiti i giornalisti? Dove sono finiti i giornali indipendenti? Dove sono finiti i direttori? Non ci sono più i veri direttori di giornali, perché tutti sono già preschierati con dei giornali preschierati, che siano di qui o di là, che siano in mano alle imprese, alla Confindustria piuttosto che a un certo partito. Quindi la gente sente che i giornalisti non sono più credibili perché si sa già cosa dicono in quanto schierati, preschierati. Quindi la gente ha bisogno, ma non ce l'ha, di pensatori indipendenti, come la gente normale spesso è pensatore indipendente, che non si ritrova più da nessuna parte, non si ritrova più da nessuna parte. Quindi anche questo è brutto Sì, perché agendo così, per partito preso, va a finire che chi agisce così si distacca dalla realtà, diciamo chiacchiere da bar, ma se
Se poi entra in un bar e sente quello che dice la gente nel bar e fa le sue chiacchiere da bar, si accorge di essere in una dimensione, in una realtà assolutamente inesistente, tutta sua, no? E poi ci si lamenta perché si crede di poter vincere un'elezione e poi no, l'elezione la si perde per 1.000-2.000 voti. Insomma, non c'è la volontà e la voglia di confrontarsi con quella che è la realtà quotidiana. La gente, i problemi della gente, i pensieri della gente, le aspirazioni della gente, non ti E pare? la gente comunque si esprime in modo pesante con l'assenteismo, perché basta vedere queste elezioni, è sempre sotto il 50%, cioè il 50% della popolazione non va a votare perché non ci crede, non crede nelle persone, non crede nei politici, non va a votare, pericolosissimo. Per cui ora si parla di finte maggioranze, ma in realtà metà degli italiani, ma non solo gli italiani, nel mondo non vanno a votare. Allora, quella metà lì dentro ha delle proporzioni, per cui sembra che sia il parere del popolo. No, non è il parere del popolo, è il parere di un gruppetto. Quindi questo è un segno per me terribile che la gente non va a votare, perché non ci crede, non ci crede più. La politica e i governi hanno perso la credibilità totale. Non c'è più etica, non c'è più senso dello Stato, non c'è senso della società, c'è solo pro domo dei partiti o delle industrie. Insomma, è un disastro e la gente lo dice non andando a votare. E poi c'è tutto questo caso del dossieraggio, io spio tu spii me, costruiamo questo, quell'altro, è venuto fuori che dietro tutta questa cosa ci dovrebbe essere una mano oscura. Di chi sarà questa mano oscura? Non lo so, mi sembra una definizione da fumetto o da sai, uomo ragno, la mano oscura, no? Queste cose. Sta di fatto che però ci sono delle persone che fanno di tutto per scoprire dei segreti a destra e a manca, di mettere zizzania, di usare le tecnologie per modificare le realtà. In ogni modo è caotico, no? Caotico e molto inquietante perché il discorso è che allora, in entrambi i casi o non ci sono mani oscure dietro le quinte, ma allora si verifica cosa? Un mercatino, un supermercatino delle occasioni dell'espionaggio, ognuno spia per il proprio conto, che è abbastanza deprimente e squallido, questo supermercatino delle occasioni dello spionaggio. Quindi noi saremmo un paese, quindi non solo pizza e mandolino, ma anche un paese di spioni. E il nostro mercatino in Italia, venite in Italia, che c'è pizza, mandolino e spionaggio. Oppure l'altra, che è quella lì della mano oscura dietro le quinte, che allora lì siamo al giallo internazionale, che non escluderei affatto, potenze straniere, cose, ma è tutto talmente strano, come esempio che questo ufficio misterioso stava per trasferirsi all'arcivescovato, quindi non si capisce più niente, questa è la verità, non si capisce più niente e manca anche l'autorità che possa aiutarci a capire, questa è. Eh sì. Poi dico, visto che stiamo facendo l'elenco di tutti i problemi che ci circondano, eccetera, e poi c'è il problema di questi nostri giovani, perché mai credo che nell'arco dei molti anni che abbiamo vissuto, abbiamo visto anche da giornalisti una massa di notizie di cronaca che coinvolgono i giovani e soprattutto i giovani molto adolescenti,
quindicenni, sedicenni, eccetera, sparatorie, fidanzatine che vengono spinte a cadere dal sesto piano di una casa, non lo so, giovani che poi una volta interrogati dicono: ma non so perché l'ho fatto, ma che pugnalano un altro giovane per prendergli le cuffiette con cui ascoltava la musica, oppure giovani di brava famiglia che però si svegliano e ammazzano figli, fratello, madre, padre, e poi in fondo non sanno giustificare quello che hanno fatto. In ogni modo, che succede? Pazzesco, pazzesco e senza arrampicarsi sugli specchi è abbastanza facile concludere che questa situazione si è creata perché mancano i punti di riferimento per i giovani, anche ragazzini, anche bambini, dico, non c'è più la famiglia, non c'è più la scuola, non c'è l'oratorio, cioè non c'è la chiesa, non c'è tutto quello che, su cui ci siamo formati tutti per confrontarci e anche avere dei punti di riferimento, questo si fa, quello non si fa. Adesso tutti liberi di fare dei disastri, ecco, tutti liberi di fare. Come stiamo guidando senza patente, tutti adesso stiamo guidando senza patente, poi ci sono gli incidenti, per forza. Mancano i punti, mancano i paletti, mancano i paletti, che siano in famiglia, nel condominio, all'oratorio, dove vuoi, ma devono esserci dei paletti, che invece non ci sono più. Senti, questo caos, i nostri amici videolettori, che Sì. cosa ci hanno scritto Beh, questa danno sempre delle settimana? soddisfazioni, danno sempre delle soddisfazioni perché, allora, e fra l'altro rivelano di essere, comunque, che guardano anche il calendario. Allora, ti leggo Sono questo, le ore 12. che allora c'è, che mi manda Sant'Agostino, una frase Se di sentite Sant'Agostino. sono le ore 12, c'è il computer di Claudio Pina che Claudio Pina non riesce a controllare o a trovare il bandolo della matassa che automaticamente ad ogni ora gli dice Sì. un'ora, anche se è sbagliata, ma gli dice un'ora. Non è vero che non riesco a toglierla così, ma non mi dispiace più di tanto perché mi ricordo un po' il campanile, quello che una volta era il campanile del paese che suonava le ore. Qui invece non c'è il campanile, c'è il computer che dice l'ora. Vabbè, chiedo scusa se dà fastidio a qualcuno. Comunque dicevo queste cose che gentilmente, che carinamente ci mandano anche su tema, diciamo, di calendario, come questa che ci è arrivata, di questa frase non da Sant'Agostino, sarebbe troppo bello, ma di Sant'Agostino, che è su tema, non dimentichiamo il periodo dei defunti questi giorni, che dice: coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Questa è molto bella, ti pare? Siamo coloro che abbiamo perduto, non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo, quindi sono sempre con noi. E questa frase di Sant'Agostino è meravigliosa in questi giorni, è ancora più bella, perché ci fa sentire che non siamo soli, e questo è importante, ed è in parte risolutiva, se non totale, parzialmente, per tutti i problemi che abbiamo esposto, che abbiamo e che avremo. Ecco, Eh sì, questa ed è è la mia. importante perché, anche perché di conforto, perché in anni di grandi perdite, perché man mano che aumentano le nostre età, ci accorgiamo guardandoci intorno che scompaiono tante persone, che magari erano dei grandi nostri amici, ci rendiamo conto che però, nonostante la loro scomparsa, sono sempre da no con noi e sono sempre ci hanno regalato la loro amicizia e la loro esperienza di vita. Proprio così. Allora ne scelgo un'altra che è tonica, che è del presidente Roosevelt, che dice: ogni volta che affrontiamo le nostre paure, otteniamo forza, coraggio e fiducia nel fare. Ecco, questo
è un invito, uno stimolo a reagire, ecco, questo positive approach, ci vedo del positive approach Ma perché. infatti questo è il momento, è uno stimolo a fare quell'esame di coscienza e acquisire quella consapevolezza di tutti gli errori che stiamo facendo. Cioè noi Esatto. stiamo dimenticando dei comportamenti corretti. Io mi rivolgo anche ai colleghi giornalisti. Nel momento stesso in cui noi svolgiamo la nostra professione, non dimentichiamoci mai che dobbiamo essere innanzitutto dei cronisti, per cui dobbiamo registrare quello che vediamo e dobbiamo valutare quello che vediamo senza prendere parte per uno o per l'altro, ma cercando di contribuire ad una conoscenza reale dei fatti. Proprio così. Ti cito, questo è un invito poi molto, come dire, diciamo, godereccio, un inno alla vita che viene da Oscar Wilde, che dice: le uniche cose che non si rimpiangono sono le proprie follie. Ecco, quindi senza esagerare, qualche capriccetto se vogliamo toglierselo, lo dice Oscar Wilde, non si rimpiangono mai le Beh proprie follie. Quindi, sì, tante goliardate che abbiamo fatto. qualche goliardata, esatto, fa sempre bene. Allora chiuderei con un'altra bella cosa, niente di meno che di Nietzsche, che questo è molto lungimirante e pacificatore, che dice: la miglior saggezza è tacere e passare oltre. Avrà ragione, entro certi limiti. Un po' sì, un po' ha ragione. Eh sì, tacere, passare oltre, sì, però bisogna vedere. Infatti, qui ci sarebbe da discutere su questa cosa, però è accettabile a piccole dosi. La miglior saggezza è tacere e passare oltre. Non è sempre così. Io vorrei concludere segnalando una cosa che avverrà a Milano il prossimo weekend. Alla Sala Buzzati del Corriere della Sera, che ci saranno 2 giornate, pensate, del Festival della Gentilezza, ovvero per 2 giornate un sacco di persone di peso rifletteranno sul tema della gentilezza. A me sembra che sia una bella iniziativa da replicare e da diffondere. Cerchiamo di fare un festival della gentilezza un po' permanente, diciamo, nelle nostre vite quotidiane. Forse potrebbe essere il bandolo della matassa per recuperare un vivere più civile, un vivere più consapevole e non dilapidare, diciamo, quella che è la bellezza della nostra vita, indipendentemente da come ci stanno andando le cose, non ti pare? Certo, mi piace molto, non lo sapevo e ti dirò che ci andrei anche volentieri. Poi ti chiederò ore e date perché se vorrei andare a questi 2 giorni della gentilezza per migliorarmi, posso migliorarmi, quindi vado a migliorarmi, vado a studiare. Se vuoi venire anche tu, poi riferiamo ai nostri amici. Va bene, va bene. Cari amici, nonostante tutti questi problemi, io vi auguro una prossima settimana serena e stiamo a vedere quello che succederà con le elezioni americane. Ciao Claudio. Ciao a tutti, buone giornate, ciao. Arrivederci.